state, non ha bisogno di presentazione ed è un onore averlo qui. Grazie, troppo gentili. Ma va. Grazie mille. Cosa ti aspetti da questo evento? Beh, mi sembra che ci sia sicuramente tanto colore, perché bello, questo sì. C'ha ragazzi uscire fuori come degli avatar blu in faccia e... però si stanno divertendo, quindi speriamo di portare ulteriore divertimento. E mi è venuto a Biella te? Sì, però sempre di sfuggita, sempre per eventi qui e là, non ho mai avuto l'occasione di viverla. Oggi, essendo un evento pomeridiano, sono riuscito un po' adesso ad andare a pranzo, a fare due passi, qualcosa ho visto però. È piccolina, bella, però comunque è una bella città. Speriamo di, speriamo di poter tornare studenti. È bello vedere gli studenti in giro adesso, perché non c'è tanta vita. No, poco. Poca roba. Vabbè, oggi cerchiamo di dare una scossa. C'è il botto, dai. Assolutamente. Senti, a proposito di studente, come eri da studente? Diciamo che non ero, diciamo, lo studente modello dal punto di vista delle assenze, perché facevo già musica, facendo le gare di freestyle, andavo sempre in giro, certo. E tante volte tornavo la mattina dopo e non andavo a scuola. Però i giorni delle verifiche e delle interrogazioni non li saltavo mai, ero abbastanza secchione, ma più che secchione ero proprio nerd. Cioè mi piaceva leggere Pirandello piuttosto che altre cose. E le trovavo veramente interessanti e le mie compagne mi prendevano in giro per questa roba qua. Infatti, cioè, tipo in 5 anni in una scuola con molte ragazze non ho mai avuto molta fortuna. Per Pirandello. Per colpa del fatto che comunque avevo degli interessi particolari. Poi quando ero più giovine io, il rap non era il genere più di successo fra i ragazzi. Anzi, se lo facevi ti guardavano un po' così, come dire che sfigato fa rap. Poi per fortuna è esploso Fibra e allora tutti si sono interessati. Senti, il tuo brano Irraggiungibile ha fatto 103 milioni di visualizzazioni. Il video più visto della tua casa discografica. Sì. Ecco, ti aspettavi... diciamogliela questa cosa. Assolutamente. Ti aspettavi questo botto? No, assolutamente no. Anche perché io arrivavo la mia prima vera e propria canzone di successo, che era stata Bene ma non benissimo, che aveva fatto disco d'oro, era andata molto bene, era il mio primo disco d'oro, ero felicissimo e mi dicevo non replicherò mai più quel successo, non succederà mai. E quando ci è raggiungibile ho detto vabbè, è il massimo che potessi fare di quel genere lì, io non ho mai fatto una roba così, più di quello non posso fare, che magari l'ascoltano in quattro, pazienza. Però, alla faccia dei quattro. Poi alla fine, cavolo, è andata meglio di bene, ma sì, benissimo. Tantissimo. Cioè, è veramente irraggiungibile, irraggiungibile proprio perché non so se riuscirò a fare di nuovo 3 dischi di platino. Cioè, sono dei numeri incredibili per me. A proposito di palchi grandi, ti tremavano le gambe sull'Ariston? Il primo giorno sì, il primo giorno di brutto, perché pensi che in quel teatro è passata la storia della musica italiana e che adesso ci sei tu. Entrare nella storia della musica italiana, bello. Un po' di ansia ti viene. Poi l'orchestra è fighissima, però è anche difficile, perché mentre canti, di solito io canto sulle basi già registrate, quindi io il BPM è preciso, il rischio di andare fuori tempo è impossibile se sai rappare. L'orchestra, essendo suonata dal vivo, sono bravissimi, però per un rapper è strano, è diverso, hai paura di sbagliare, immagino. Senti mille suoni fortissimi, i violini ce li avevo veramente quasi nell'orecchio. Io ho suonato violino per 8 anni, so che comunque... Bellissimo, veramente bellissimo, un onore immenso poter cantare con l'orchestra, però allo stesso tempo ti butta un'ansia infinita. Però ti dico, dalla prima sera all'ultima è stato un crescendo di divertimento. La prima sera era più ansia e poi poco divertimento. E piano piano il diagramma è andato al contrario, quindi ci siamo divertiti. E per la tua collaborazione con Federica Carta com'è nata? Avete spaccato sia sull'Ariston? Grazie. Guarda, l'ho conosciuta al Windsummer Festival del 2017, in cui io facevo la categoria giovani. Sì. E lei partecipava perché aveva fatto Amici, quindi era già... Fa ridere perché lei è tipo da 99, io sono molto più grande, però ero nei giovani. E l'ho vista cantare, e lei era di spalle, ho sentito solo la voce. Ho detto, cavolo, questa c'ha una voce pazzesca. Se mai facessi una canzone con un ritornello femminile, lo vorrei far fare a lei. E così è stato. Ad agosto, tra l'altro, scrissi Irraggiungibile e pensai subito a lei. E solo che all'inizio l'avevo scritto tipo su Instagram, c'era un milione di follower, non l'aveva neanche visto. Allora ho fatto contattare la sua discografica dalla mia e da lì poi mi ha risposto su Instagram e siamo diventati super amici. Funziona, una coppia che funziona molto. Grande. Ma perché poi ci siamo iniziati a voler bene anche nella vita. Quello ha sicuramente fatto molto, specialmente per Senza farlo apposta. Mm-hmm.
proposito di Instagram, è importante per un cantante, per un artista, è fondamentale quasi, vero? Tantissimo, è il veicolo principale della tua musica, quando esce un mio video... Più di YouTube? Ma sì, diciamo che Instagram permette a YouTube di fare anche determinati numeri, nel momento in cui condivido un freestyle su Instagram lo vedono 600.000 persone e vanno tutte lì, magari non tutte 600.000, però buona parte sì, quindi fa un lavoro quasi di ufficio stampa di promozione Instagram, che prima non c'era e che adesso c'è, perché comunque ci sono i social e bisogna adattarsi ai tempi. Cerco sempre di far vedere contenuti, cioè quello che faccio nella vita, quando vado in palestra, sono molto noioso, vado in palestra, sto a casa, lavoro come doppiatore, faccio diverse cose, però è difficile che faccia vedere me in serata, con le belvedere al tavolo, cioè, dice, le cose per cui andare forte su Instagram non le faccio vedere, quindi ragazze o serate, quelli me le tengo per me. Come mass media? Secondo te al giorno d'oggi è più importante la TV? Ha ancora quella maggior rilevanza che aveva un po' di anni fa? O è stata surclassata da tutti i social network, Instagram, prima Facebook? Ma ci sono ancora dei programmi TV che funzionano, però sono dei format funzionali per la TV. Per esempio adesso ci sono tanti programmi, che ne so, anche solo MTV. Sì. Io doppio un sacco di robe per MTV e le cose che vanno sono Jordi Shore, quello lì delle malattie imbarazzanti. Sì. Cioè, va tutta roba con un contenuto veramente basso, di basso livello, e purtroppo è quello che funziona in televisione. Ho un programma musicale sulla Rai, che però è un po' obsoleto, perché facciamo vedere i videoclip musicali e cioè, i ragazzi vanno su YouTube a vederli e non devono neanche aspettare che lo mandi in onda, se lo scelgono loro quando mandarlo in onda, quindi in quel senso lì la TV è stata un po' superata. Però ci sono dei format televisivi che vanno ancora fortissimo, vedi Amici per esempio, X Factor, tutti i talent show che ti permettono di avere anche una bella vetrina, e quelli in TV vanno ancora forte. I social, quelli ancora non li hanno sostituiti, probabilmente arriveranno anche a quello. Facebook è morto invece? Beh, diciamo quasi, che è stato quasi vegetativo, ecco. Ancora non gli hanno staccato ufficialmente la spina, ma però è abbastanza morto. Penso che Zuckerberg abbia fatto un'operazione di algoritmo per cui se non paghi i tuoi contenuti non compaiono nella home. È utilizzato principalmente da un target di adulti e lo noto dagli insulti, perché quando condivido le cose su Facebook ci sono un sacco di adulti che mi insultano, ma a me come a tanti miei colleghi, perché se lo trovano nella home, magari perché ha messo like un loro amico, qualcun altro, e il commento è sempre: chi è? Ma cosa fa questo? Ah, i tempi di Vasco, di Battisti, cioè, i commenti sono sempre quelli. Purtroppo è diventato un social da buongiornissimo caffè. È vero. E bisogna affrontare questa realtà. Su che social nuovo punteremmo, Maurizio? Anche io personalmente sono innamorato di Twitter, mi piace tantissimo, lo uso un sacco, però riconosco che sia comunque una nicchia. Faccio dei bei numeri su Twitter, devo dirti la verità, per essere Twitter. Però è usato pochissimo. Sì, è vero. Peccato. Peccato. E invece per il tuo pubblico, quanto pensi sia importante avere un pubblico di bambini, proprio di giovanissimi? È importante, guarda, per fare una considerazione discografica, è importante perché il pubblico dei più piccoli è quello che compra i dischi, è quello che si fa portare ai concerti, e comunque è quello che bene o male per l'artista spende dei soldi, che è una cosa che nel mercato discografico di oggi è molto rara. Ecco, invece da un punto di vista umano, che è quello che sento più vicino a me, è importante perché comunque questi ragazzi crescono con la tua musica e poi vedono in te quasi un punto di riferimento. Una grande responsabilità, quindi. Per me la figata più grande è che ci sono dei ragazzini che hanno iniziato a seguirmi 6 anni fa, che avevano 11 anni, 12 anni, adesso che sono praticamente degli ometti, mi ascoltano ancora e magari apprezzano delle canzoni che quando erano più piccoli non avevano capito. Quindi quello per me è fonte di grande orgoglio e sento anche una grande responsabilità verso di loro, perché giustamente magari 6 anni fa mi concedevo delle cose che adesso non mi concedo più, ma avevo anche un altro tipo di testa e usavo anche un altro tipo di linguaggio. Adesso magari non la reputo necessaria la punchline piuttosto che la rima crudele e cruenta, ecco, cerco anche di risparmiarle proprio perché ho un certo tipo di pubblico ed è giusto che lo rispetti.
Poi è anche giusto che loro magari capiscano se faccio determinate scelte piuttosto che altre. E alla fine che fai? Non glielo chiedi un autografo?